Ma hey, Cuj, ben ritrovati la vostra Andronic, in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Come disse nello scorso episodio, oggi andremo a reclutare la bellissima e stupenda Incantella, l'unica inimitabile Incantella, ambita da molti yokai perché a quanto pare è bellissima. La bellezza è soggettiva a quanto pare. Certo, oggettivamente una donna si può dire che è bella, però non con lei, non con Luna, dobbiamo andarci con Nathan. Ah, che dispiacere che mi dai. È donna, quindi vuole un maschio. Non va bene. Abbia Dio! Oh, sei pronta ora? Ho con me ovviamente il frutto proibito, quindi farla entrare in squadra sarà ancora più facile. Eh? Ehi, voi da quanto tempo? Incantella! Mi avete davvero aiutato alla torre Papa Pallino. Perciò vorrei ricambiare favore. Grazie per aver salvato questo mondo. In compenso tu hai impedito al lupo di schiantarsi, quindi grazie a te. Comunque, che ci facevi sul tetto, Incantella? Passeggiavo e già che c'ero pattugliavo la zona. Ah già, non abbiamo mai avuto il tempo per chiacchierare con calma. Mi vai di farmi compagnia? Abbiamo una missione. Dopo tante accese battaglie ricorda nostalgica il nostro incontro. Va bene. Ma voi che ci facevate nella grotta del Lamentoso? Quando ho visto che Mr. Chiavi stava attaccando mi sono davvero preoccupata. La grotta era riportata in un articolo di Fancy Death e lì cercavamo un lufo. Ma non avevamo idea che nell'UFO si nascondesse uno yokai. Oh, capisco. Anche a me è capitato di leggere quella rivista. So che a voi ragazzini piacciono le avventure. Ma cercate di non addentrare in luoghi pericolosi, d'accordo? D'accordo. Visto che almeno non vi siete fatti male, la paternale finisce qui. Oh, e poi... Cos'era quell'urlo? Ehi, cos'è stato? Corro a vedere! Ci vediamo, ragazzi! Gli yokai sono sempre pronti all'azione, eh? Andrea sembrava provenire dalla banca. Già, dovremmo andarci anche noi. Dalla banca? Quale banca? Ah, questa banca sta per essere arraffata da un mollusco. Come ci si sente? E più arraffo più siete felici. Non vi sentite più generosi? Mica tanto. Anche troppo per i miei gusti. Avodus lì per terra è morto. Saranno anche felici, ma sono vittime dei tuoi furti ed è intollerabile. Chi ti credi di essere? Sono solo un'eroina pronta a tutto pur di fermare il crimine. Ah, ma è il capo degli incaidibili, il team di yokai eroi? Che gran conchiglia, però è da sola. Che gran conchiglia, ma ti rendi conto di quello che hai detto? Sì, è quello che pensate che sia. Forse non sarà un problema. E Candela! Oh ragazzi, siete venuti a darmi una mano? Siete arrivati proprio al momento giusto. Occupiamoci di questi furfanti. In due li sistemeremo in un batter d'occhio. In ruina che ci chiede aiuto. Forza Andrea, all'azione! Sono pronto. Sapevo che non ti saresti tirato indietro. Quelli li lascio a te. Bene, un altro bottino da raffare. Quindi non dobbiamo combatterci con lei. Cioè, non contro, ma con. Ok, questi li lascio a me, perfetto. Ok, sono abbastanza furbi. Magari non troppo. Vabbè, almeno quello al centro lo becco. Che sembra essere il capo. Ma non gli ho fatto neanche tanto. Ma sono davvero così forti? Beh, insomma, non sono male. Vediamo un po', voglio un attimo provare a fare qualcosina. No, 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 ho sbagliato. Voglio un attimo provare qualche tattica diversa, così un attimo, vedere come agisce la CPU, per benino. Eccolo qua. Perché a volte si muovono quando stanno in difesa, a volte no, non si capisce. Ottimo, oddio, i livelli... C'è ancora da migliorare. Questa me la dico al guscio, me ne ricorderà! No, non è vero. Li abbiamo sconfitti! Ebbene sì! È stato forte!
Wow, gli yokai sono esagerati! Mi avete aiutato ancora una volta, grazie ragazzi. Sembravate anche voi dei veri eroi. Davvero? Ora però devo andare. Torno di pattuglia, vero? Voi supereroi non avete vita facile, eh? Se tutto fila liscio non sarà che una passeggiata. Non c'è nulla di più appagante nel vedere che in città regna la pace. E poi è bello potersi rilassare per un po'. Bene, se avrai bisogno di una mano e non sarai indaffarata, io ci sarò. Oh, grazie. Se non sarai indaffarata, non sembra molto affidabile come promessa, ma va bene. Dici che non sembra affidabile? Ah, perché? È che anche Nuvola Azzurra mi ha chiesto di essere più seria ed affidabile. Ma lui è fin troppo serio, non si annoia ad essere serio? Ok. Non mi fraintendere. Anch'io posso essere seria quando la situazione lo richiede. Ma certo, lo so bene. Che ragazzina adorabile, grazie. Sai, mentre stavamo combattendo pensavo che sei davvero un ragazzino inusuale. No? Oh, non è un'offesa, tranquillo, anzi. È che sembri un ragazzino così ordinario eppure piacerebbe a tutti gli yokai. Piace anche a me, tanto che vorrei testare la tua forza. Che ne dici, ti va una sfida? Oh, certo. Aspetta, Andrea, vuoi lottare proprio qui e ora? In effetti qui non è il luogo più sicuro dove combattere. D'accordo, scontriamoci nel luogo in cui ci siamo incontrati la prima volta. Ti aspetterò lì, ciao! Intendo la grotta del Lamentoso. Il luogo in cui ci siamo incontrati per la prima volta? Sarebbe la grotta del Lamentoso dove avevamo trovato l'UFO? In Cantella, la leader degli eroi yokai. Sarà sicuramente un avversario potente. Sarà meglio prepararsi a dovere. Giusto. E allora ci andiamo subito invece, perché noi siamo delle brave persone. Voglio reclutarlo a tutti i costi. Non mi lascio certo sfuggire l'occasione. Bene, ci siamo. Però a quanto pare non sembra esserci. Devo far passare un giorno per caso? Forse devo andarci di giorno. Non so se auto befriending, però comunque sia userò ovviamente il frutto proibito. Oh, sei qui! È il momento che dimostri la tua forza, è tutto pronto? Iniziare battaglia, saranno salvati? Sì, quindi non è auto befriending. Voglio proprio vedere quanto sei forte. Non ci andrò leggera, quindi fare il tuo meglio, capito? Prendimi sul serio, perché non avrò nessuna pietà. Va bene? Non c'è alcun problema in Cantella. Eccolo! Va, mangia questa mela, va. Ho una grande velocità di movimento. Facci picchia. Però facci piano, amichetta. Non ha... Vabbè però. Sei cattiva, eh? In testa, uno spillo in testa per intorpidirla. Pistola pronta. Spero che non mi dia il cuore. Dammi il male. Il male possibile. Tutto il male possibile. Devo farle danno assolutamente. Che bello! Potrei riuscirci con solo la pistola. Sì. Eccolo. Wow, all'ultimo! Grande così. Ed è amicizia sicura perché le ho dato il frutto proibito. Che bello! Saresti un grande eroe yokai, vogliamo fare amicizia? No, certo che sì. In Cantella! Ok. Voglio vedere il soprannome che ha. In Cantello, che non c'entra in Cantella. Diavolin! Miss L. Tina. Tina è il suo nome quando non... quando non indossa la maschera, che sta in borghese. Sì, di là ci vuole appunto Nuvola Azzurra. Infatti volevo iniziare a giocare con la versione fisica di Yokai Watch e scegliere Nuvola Azzurra. Proprio per vedere cosa sblocca questo medaglium, questa pagina del medaglium. Wow, che forza, siete dei veri duri. Mi piace.
Se mai dovesse servirvi una mano, fatemi sapere. Correrò da voi, ovunque io sia. Va bene, grazie. Anch'io correrò ad aiutarti ogni volta che ne avrai bisogno. Bene, è bello sapere che possiamo contare l'uno sull'altro. Ce l'hai fatta? Hai stretto amicizia con una leader degli eroi yokai. Sei davvero il non plus ultra, Andrea. Plus ultra? Immagino di sì. Una risata più finta non potevo farla. L'eroe intraprendente, Incantella. E altri punti, 4000. Ottimo. Robonian Final non mi piace molto come yokai. Ci prende mazzate a destra e a sinistra e non conclude nulla. Wow, un altro primo premio. Quindi lei ogni giorno sta qui. Quindi parlare con me ti fa ricordare il nostro primo incontro e non penso che avremmo stretto amicizia. Le rovine in Blasters T dovrebbe esserci Rovinosa, quello yokai che sembra tipo una bambola antica, che poi è anche in Wibble Wobble è comparso. Sarebbe interessante vederlo. Bene Cuge, questo video termina qui ed io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente di dare un'occhiata in descrizione per la pagina di Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.